Ciao a tutti, bentornati al mio canale, io sono Gerli e sì, oggi andremo a fare un update delle cose che ho preso su Vinted. Se è la prima volta che mi vedi, lasciami dirti che io sono abituata a fare questi update quando compro le cose. Dopo un bel po' faccio questo video qua, mi siedo, vi spiego come mi è andata con una cosa o con l'altra. E visto la stagione che ancora qua fa freddo, non sembra che vuole arrivare la primavera, quindi noi siamo ancora a maniche lunghe. Quindi detto tutto questo, iniziamo! Eh sì, come ben sapete iniziamo subito perché ce l'ho tante cose da mostrare. Questa volta vi vorrei mostrare le cose invernali visto la stagione. Ed inizio subito e forte con le UGG. Sapete, le ho preso, le ho pagato tipo 5-7 euro, non me lo ricordo. La ragazza che li stava vendendo era perché erano qua macchiati con la neve. Io l'ho fatto il primo lavaggio, si è aggiustato un bel po' quel casino che aveva combinato la ragazza. Adesso quando inizierà a fare più caldo le farò il secondo lavaggio, quindi per il prossimo inverno queste qua saranno come nuove, non si sono rotte, stanno un po' qua, già sono usate, già le ho usato io, le ho usato mia figlia, non ho niente da brutto da dire, soltanto che sto aspettando che faccia più caldo per farle il secondo lavaggio con questo metodo che mi piace. Quindi questi qua vanno benissimo, non mi sono pentita per niente. Ecco qua la borsa della discordia. Vi la ricordate questa borsa qua? Che va bene. Vi starò lasciando qua sopra tutte e due i video dove parlo di questa borsa. Ok, io ancora ce l'ho, ancora non l'ho indossata, ancora non l'ho pulita. Quindi non lo so che fare. Io continuo a pensare che è troppo, troppo grande per me. Non lo so, ancora non lo so. È come che un amore odio con questa borsa qua, non lo so se venderla, sinceramente non lo so. Questa parte di qua, stavo pensando in metterle quel prodotto che si mettono alle scarpe, così come per tinturarla o metterlo qualcosa. È che siccome alla fine non l'ho pagata, non lo so, mi sembra un po' strano. Quindi questa non la sto indossando, sta lì a prendere polvere, ancora non mi decido. Quindi mi sa che la venderò su Vinted a questo punto perché non l'ho utilizzata e niente, no. E invece questa qua la sto utilizzando tantissimo, quando non piove ovviamente. Le ho messo questa tracolla che era di un'altra borsa, perché questa qua con le giacche mi scivola. O forse sono io che sono più abituata a portarle qua, quindi mi scivola. E questa per me è un top, cioè uno dei miei acquisti migliori è questa qua. Ogni volta che la porto alcune mie amiche, oh che bella, dove l'hai preso? E mi piace moltissimo, in ottime condizioni. Questi qua sono sicura che siete stufe di vedermelo, perché questi qua li sto indossando quasi che un giorno sì, un giorno no. Ve le ricordate? Sono queste male così, oddio, cioè io le adoro, avrei voluto prendere altri, purtroppo non lo so di che marchio è per andare a cercarle, però mi piacciono. Una cosa che vi devo dire è che questo qua è più corto, quindi quando questo qua lo metto e mi sta qua sulla vita, e a volte mi può dare un po' fastidio, però perché fa freddo e io sono freddolosa e va benissimo, cioè mi piace tantissimo. L'altra volta l'ho portato, oddio non mi ricordo, mi sembra che era questo, a casa di un'amica che mi ha invitato a pranzo a me e a mia figlia. Ho portato questo con un legging nero e la mia amica è rimasta incantata di questo, mi ha detto dove l'hai preso, non ci poteva credere nemmeno il prezzo di questo qua, se me lo ricordo, 1,50 euro ognuno, quindi 3 euro per entrambi è stato un affare. Se li vedo in giro li ricomprerò sicuramente. Ok, eccola qui. Ormai è sporca perché questa l'utilizzo quasi tutti i giorni, Madonna Santa. Cioè, mi vergogno anche di farvela vedere, però è che la sto indossando tutto il giorno. Una cosa è che non è tanto calda come io mi aspettavo, quindi nei giorni quelli più freddi mi fa passare un po'. Però nei giorni normali, tipo a 15 gradi, 13 gradi, va bene. Però al di sotto di 12 gradi già mi sto congelando. È bella pesante, mi piace il cappuccio, cioè mi piace anche perché qua la parte dietro sembra che c'è un sedere tipo J-Lo. Mi piace moltissimo questa qua della Stradivarius. Il prezzo, oddio non mi ricordo se l'ho pagata 5 euro, sono innamorata e l'indosso tutti i giorni, cioè sempre quando non sto con quell'altra che per la pioggia sto con lei. Mi piace molto e non sono pentita per niente di averla presa. E invece questa qua Levi's, se mi sono pentita di averla presa per la taglia, non per niente. Quindi questa adesso è in vendita, anzi la sto rivendendo di meno di quello che ho pagato io, però
devo venderla perché devo fare spazio. Questa è una XS a mia figlia, NMN, cioè è nuova. E appena la venda me la compro per una misura S, sicuramente. Se non fosse stato per la taglia, sicuramente la indosserei tutti i giorni adesso che si avvicina la primavera, perché è molto carina il colore e va bene, originale Levi's. Se volete prenderla, scrivetemi giù sotto e vi lascio il mio con di Vinted, e così me la levate dalle mani, per favore. Ok, vi la ricordate questa qua che ho addirittura fatto una foto per Instagram? Cioè questa qua è il top, cioè questa qua è pesante, è calda, cioè questa per quei giorni dove fa freddo, non ti fa passare il freddo, è molto comoda, ce l'ha qua le tasche. Queste qua no, poi dopo che ho visto queste qua, no, è come una dopo semplice. E dentro va bene, non c'era niente, però questa qua, oh, è calduccia, e io che sono freddolosa, mia figlia pure, quindi questa diciamo che già ormai è di mia figlia, già indossa lei. Le abbiamo tolto, e dico abbiamo perché mia figlia non le voleva, i pelletti qua, che a me piacciono tanto i pelletti, tutte quelle cose così a me piacciono, però a mia figlia no, quindi le ho dovuto togliere, però già, come ho detto, questa è di lei. E se vedete una in giro, prendetela perché davvero merita. L'altro giorno le ho messo su queste pezzettini qua, non lo so se sia cuoio vero, però io comunque con un bastoncino le ho messo un po' d'olio, l'ho lasciato asciugare, olio quello secco che io utilizzo per il viso, come che perché rimanga più in tempo, perché non vorrei che si inizi a spellare, quindi tra un po', quando inizierà a fare più caldo, gli faccio lo stesso trattamento e non ce la faccio più perché questo pesa troppo. Ok, e mi vedete senza orecchini, perché così come sto oggi mi sono messa a registrare così il trucco, soltanto ho messo un po' di luce da labbra, però che sono uscita oggi a fare merenda con le mie amiche e non... Sì, portavo degli orecchini, però sono arrivata qua, li ho tolti, poi sono rimasta così, ho detto devo registrare e va bene. Vi ricordate questi orecchini che ho preso su AliExpress? Io ho perso uno, erano in 7, adesso ne ho 1, 2, 3, 4, oddio! Mi rimangono, oddio, e le avevo messo apposta qua. Oddio, erano in 7, avevo perso uno. Adesso ho perso altre due. Va bene, il fatto sta è che sono, cioè vi le consiglio. L'unica cosa è che adesso quello che sto vedendo, che quelle che mi mancano sono quelle con le farfalle. C'è una farfalla di quelle che davvero dà fastidio, perché non lo so. Però ti le consiglio perché io che sono un po', no, sono un po' no, io sono ultimamente come che allergica. Questi qua, almeno questo qua della farfalla, questo così non mi pizzica per niente. Infatti io già vi avevo detto in altri video dove ho fatto vedere i miei orecchini, che alcuni li ho dovuto cambiare addirittura il cosino qua, il gancetto, che deve essere in argento perché se no mi pizzica. Questo qua io non lo so che cosa hanno, infatti in video dove vi l'ho fatto vedere e vi avevo raccontato che mia mamma mi aveva detto di metterle un po' di base o di top coat lì, però io non le ho messo niente e non mi pizzica, mannaggia, quindi questo qua mi piace e già visto che l'ho persi. Mancano 3 dovere, dove cavolo sono finiti? E li ricomprerò perché la farfalla mi piace troppo, quindi mi dà fastidio andare con una farfalla qua e qua non ce l'ho niente, quindi già lì già mi sa che andrò a comprarle. E poi le altre cose più estive vi le farò vedere la prossima volta, delle cose che ho preso che ancora diciamo non le ho utilizzate, come i sandali, ciabatte, quelle canotterine così, coi vestiti. Non vi posso dire se mi sono pentita o no perché qua ancora fa freddo, però ti devo dire una cosa: ho preso tante scarpe e tanti vestiti per andare alla spiaggia, che mi sa che farò 2 video, perché penso che un solo video non basterà. Quindi se non sei iscritta o iscritto al canale, iscriviti, perché quei 2 video arriveranno presto, ma soltanto che mi deve arrivare la merce. Arriva direttamente dall'Italia, perché sì, mi piace prendere le cose dall'Italia. Ultimamente mi sono fissata che quasi tutte le cose che io prendo qua e vengono dall'Italia, non so, mi dà più fiducia. Non per cattiveria, ho preso cose del Portogallo, da qua dalla Spagna, dalla Francia, però alla fine prendo le cose là e arriva un mega haul. Sì, il mega haul, quello che vi starà comparendo qua, è grande, questo qua è ancora più grande. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, raccontami se tu hai preso qualcosa su Vinted, se ti sei pentita di qualcosa o se no, io vi starò leggendo giusto. Ti mando tanti
tanti besitos e ci vediamo prossimamente ad un prossimo video. Ciao!